Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941, aspettate che saltello, guardate sto saltellando! E aspettate che cambio inquadratura perché al solito mi sta per venire da vomitare. Allora signori miei, siamo in un nuovo appuntamento della Maullocraft. Cosa facciamo in questo nuovo episodio di questa nuova avventura mitica? Guardate che bello il nostro Nether, dai è carino, forse ci sarebbe anche una colata di lava là sopra, questo non lo so, da valutare. Ragazzuoli, ero qui nella nostra farm di pesca che dovremo modificare perché con la nuova versione di Minecraft non funziona più. Questa abbiamo fatto noi. Perché? Perché ero andato a vedere se avevamo delle targhette. Perché dobbiamo sistemare due o tre cose. Ovvero voglio rifare sia Gino terzo là sotto che Gigio secondo qua sopra. E mi sono morti tutti e due, raga. Purtroppo mi sono morti tutti e due. Però non ho abbastanza targhette per poter rinominare tutti quanti e fare i sepolcri dei nostri combattenti che sono morti nella speranza di salvare il nostro mondo, ma purtroppo sono deceduti in maniera brutta e cattiva. Quindi, signori miei, oggi sistemeremo sia le loro due strutture, ovvero faremo tutta una copertura di vetro, praticamente non lasceremo più l'apertura così a vista come avevamo fatto prima, sia qui sopra che qui sotto che sopra, e in modo tale che seppur ci sono dei mostri, loro non possono attaccarli, ovvero non serviranno più a niente, saranno solamente coreografici i nostri due pupazzi di neve, ma quantomeno nessuno ce li ammazza più, perché raga già siamo arrivati a Gino terzo su quello sotto e a Gigio secondo, praticamente la cosa non può andare avanti così. E faremo anche un gabbiotto carino e coccoloso per il nostro maialino Ino. Così quantomeno si potrà guardare intorno e non rimarrà lì chiuso in quattro mura, che sta anche brutto da vedere. Sto blocco lì di muri è molto brutto. Quindi io mi sono preparato delle pale di ferro, signori miei. Scendiamo di qua, devo fare una discesa veloce da questa parte, signori, perché ogni volta mi rompe le scatole dover fare il giro da quel lato. Cosa dobbiamo fare? Prima cosa da fare in questo episodio, signori miei, prima cosa da fare è andare a recuperare più sabbia possibile, avere il vetro, e più sabbia possibile fare del vetro e fatto ciò recuperare gli ultimi materiali. Non prendiamo questa sabbia perché sennò mi si rovina il paesaggio. E recuperiamo la sabbia e trasformiamola in vetro e poi iniziamo piano piano a vedere tutte le varie modifiche da apportare. Quindi signori miei, mi preparo il vetro, mi preparo tutto il resto del materiale che mi servirà per fare queste strutture. Noi ci vediamo quando siamo pronti per intervenire e lavorare su quello che ci sarà da fare. Riesco a rompere la sabbia? Sì. Oh, guarda che sono veloce a rompere la sabbia. Bella così. Rompi. Siamo la società di demolizione spiaggesca. Cosa ho appena detto? Non lo so. Ci vediamo quando ho tutti i materiali, raga. La cosa sta degenerando in maniera molto brutta. A dopo. Raga, questi stanno rompendo le scatole. Cioè, se vado nel Nether ci sono i maiali che mi attaccano e non mi lasciano visitare niente. Se vengo nel mio mondo e ci sono i pillager che vengono a rompere le scatole. Allora, questi si stanno prendendo troppa confidenza, signori miei. Questa cosa non va bene. Questa cosa non va bene. Non va bene, zio. Dovete morire tutti. Dovete morire malamente tutti. Tra l'altro io forse... Ma sono scemo. Sono scemo forte. Io da 1 a 10 sono scemo 11, signori miei. Mi stavo per far ammazzare come uno scemo. Recuperiamo un attimino i cuoricini. Cioè, ero partito tutto pronto alla guerra, alla battaglia, li distruggo in un colpo solo. Mi stavano a fa... Zio, un attimo che prendo la spada e te ciappo male anche a te. E muori, mamma mia, quanto c'hanno di vita questi. Perché succedono sempre questi imprevisti quando voglio rifare un video semplice? Voglio fare un video semplice, mannaggia a te. Me l'hai dato lo standard? Sì, abbiamo uno standard. Allora, dovrebbero essere... Erano in quattro, no? C'è uno che sta giocando a nascondino. Scusa, zio. Ti ho visto, zio. Potrei catturare anche lui, raga. Potevo catturare anche lui, ma non l'ho catturato, quindi basta. Ritorniamo all'obiettivo di questo video, signori miei. Ci vediamo dopo. Ok raga, preparato tutto, ci mancano solamente ad andare a prendere le zucche. Cioè, è assurdo, oh. È popolato questo nostro quartiere, è popolato. Se non ci sono i pillager, ci sono l'uomo con i lama, praticamente. Cioè, ci vengono a trovare ogni due minuti. Tra l'altro uno lo potremmo anche catturare, però mi sa che poi despawnano. Raga, non so come mai uno si è liberato, magicamente uno si è liberato. Allora, recuperiamo una zucca, signori miei.
La prendiamo direttamente qua dalla cesta, così evitiamo di fare danni. Dovremmo avere tutto il... due bucce mi servono. Mi servono due bucce, signori miei. Due zucche. Allora, non perdiamo tempo. Andiamo per prima cosa qui nella nostra casa del nostro carissimo amico Gino. Qua giace... dove è scritto? Gino. Qui giace Gino. E a fianco dovremmo anche fare la scritta di Gino II. Allora... purtroppo viene fatto... ah, non si attacca però alle... ah, questo è grave. Questo è molto grave, signori. Allora dovremo modificare tutta quanta la struttura. Dovremo modificare tutta quanta la struttura. E va bene, e va bene, e va bene. Non fa nulla, non fa nulla. Gli imprevisti ci stanno e sono sempre ben accetti per cercare di migliorare tutte quante le situazioni. Qua dietro verrà fatto così. Non ci posso fare nulla. Sì. Allora, leva questi... quindi dovremmo modificare anche l'altra situazione. Metti questo, metti questi di qua. E qua ci mettiamo i cubotti di questo. Viene molto grosso. Vabbè, si possono muovere lo stesso. Quantomeno siamo a protezione completa. Quindi facciamo così, facciamo così. Facciamo così e così. Perfetto, quantomeno di qua, dico, non dovremmo avere problemi. Poi eventualmente questa parte di qua la andremo a modificare pure. E sostituiremo le targhette. Anzi, vediamo di farlo, raga. Così lo lasciamo proprio completo. Riesci a metterlo lì, zio? Non è difficile. Ah, ecco, visto? Io penso che... oddio, forse un ragno di qua ci passa. Ma che cavolo, però. Se passa pure il ragno di lì vuol dire proprio che non hai sorte a vivere. Cioè, se dovesse passare un ragno pure di lì, dico, vuol dire che proprio non hai sorte a vivere. E quindi in modo tale da lasciare questa sorta di schema protettivo qui sopra, però lo possiamo chiudere così, perfetto, così proprio bello chiuso. È molto brutto, signori miei, è molto brutto, però per la sicurezza dei nostri golem, dei nostri guardiani, e sinceramente per non dover costruire 80.000 pupazzi di neve ogni volta, signori miei, abbiamo creato questa nuova struttura che andrà a racchiudere il nostro simpaticissimo e carinissimo. Ma allora a questo punto, scusatemi, se io, io nel frattempo invento, raga, io nel frattempo invento, se a questo punto levo tutto e faccio tutto così, che dite? E ovviamente qua però mettiamo questo, così, sta molto brutto, almeno quantomeno facciamo tutta la struttura in vetro, no? Almeno quantomeno, dico, non c'è più la situazione del... del legno. Facciamo tutta la struttura così di vetro, così proprio almeno il gol quantomeno, va bene, sì, modifichiamo tutto. Mi servirà molto più legno, molto più vetro, mi sa, signori miei, perché me l'ho fatto un attimo il calcolo, mi sa che questo vetro che abbiamo non ci basta né per questo né per altro. Va bene, va bene, va bene. Allora, massimo dietro lo lasciamo, raga, massimo dietro lo lasciamo, dai. Che dite? Non mi convince tantissimo. Vabbè, però poi col pezzo di vetro dentro, secondo me sta pure carino. Secondo me sta pure carino. Allora, continuiamo a modificare. Continuiamo a modificare. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Mettiamone uno lì. Uno qui. No, qui già c'è. Quindi dobbiamo fare uno, due e tre. Ok. Entriamo dentro. Ma scusatemi, se questo è chiuso, di qua ci passo? No, di qua non ci passo, ok. Cioè, se me l'ammazzano in questa micro apertura, dico, allora proprio non hanno fortuna a vivere, signori miei. Se me l'ammazzano pure... no, abbiamo distrutto tutte cose. Abbiamo distrutto tutto, tutti i ricordi, abbiamo distrutto tutto. È saltato anche l'altro, vabbè. Niente, non era destino che dovessero rimanere lì dove erano, ok, allora... anche perché non so se ora questi quadretti si attaccano nel vetro. Io non so se l'aggiornamento è stato tale. Sì, l'aggiornamento è stato tale che si attaccano. Allora, blocco di neve, che se non ricordo male non possiamo rinominarlo. Mettiamo lì, dovrebbe esserci una targhetta che ho scritto Gino. Ok, Gino è tornato al suo posto. Gino è tornato al suo posto. Ora, creiamo Gino terzo. Dobbiamo creare Gino terzo, signori miei. Allora, mi servono due blocchi di neve. Ok. Blocco numero 1, blocco numero 2, mi serve una zucca, mettiamole entrambe, una zucca, una zucca, una zucca, e poi ci diamo una bella sfoltita qua davanti, carina e coccolosa, bam! Dovrebbe spuntare il stava per scappare, ma l'abbiamo bloccato in tempo. Ciao Gino! Ovviamente gli dobbiamo anche levare la faccia. Ok, che carino, tu sei Gino terzo. Se ti fai ammazzare pure te, dico, io non ne creo più, perché dopo questa struttura che ho fatto così...
Dico, dovresti riuscire quantomeno a vivere, è giusto? Me lo auguro per te. L'unica cosa, se sapete, che possiamo fare a questo punto, mi fa un po'. Come si dice quel termine? Mi fa schifo questo vetro che si apre di qua. Quindi direi, mettiamoci due blocchi normali di vetro. Così quantomeno andiamo a fare una cosa. Quantomeno qua una cosa così, che quantomeno il cancelletto è messo lì dentro. Vabbè, molto brutto, però te lo devi far piacere. Quello sta ancora salendo sulle montagne. Andiamo a fare la modifica qui al nostro tizio invece, signori miei, al nostro maialino Ino Ino. Cosa faremo al nostro maialino Ino Ino? Allora, al nostro maialino Ino Ino, signori miei, io ho creato allora del vetro colorato. Che mettiamo qui, vetro colorato qui, vetro colorato qui. Poi dovrei avere una crafting table che piazziamo un attimo qui perché ci servirà per fare le grate. E allora mettiamo il vetro colorato, lo mettiamo qui, ovvero 1, 2 e 3. Sì, perfetto. E poi sopra inizieremo a fare tutto un giro 1, 2 e 3, perfetto. E poi sopra faremo tutto un giro invece con il vetro nero, così. Lasceremo questa boccata d'aria praticamente. So perfettamente che non mi basteranno mai i blocchi perché noi non riusciamo mai a fare le cose in maniera giusta, signori miei. Le cose in maniera giusta noi non ci riusciamo mai a farle. Uno, due. No, no, l'ho calcolato preciso, raga. Mi sono bastati i blocchi di colore nero. Fantastico, fantastico. Questo lo facciamo bello colorato, così il nostro maialino Ino Ino si ricorda un attimino del Nether, che giustamente con questi colori è anche un tifoso milanista, il nostro maialino Ino Ino. Dopodiché, signori, andiamo qua nella crafting table, pigliamo il ferro e facciamo le grate, signori miei. 16, non so se mi basta, intanto facciamone 32, vediamo se 32 mi bastano. Allora, le metteremo le grate così, perché il nostro maialino Ino Ino è un prigioniero, signori miei. Maialino Ino Ino è un prigioniero e non può scappare. Sì, mi dispiace, rimarrai lì dentro, catturato, monello, come sei stato, ma sarai bloccato lì dentro. Almeno potrai guardare fuori e noi ti potremo guardare senza aver bisogno di saltare praticamente dai muri sopra altri muri. 1, 2 e 3, perfetto, signori miei. Dai, quantomeno il nostro guardiano è racchiuso nella sua grata, è bloccato e non si può muovere. Va bene ragazzuoli, allora io finisco questo giro di grate di qua, finisco anche la stessa struttura là sopra di vetro come l'ho fatta qui al nostro Gino Terzo e vado anche a dormire. Detto questo, ci vediamo appena concludo tutto quanto l'ambaradan. Ok ragazzuoli, ho sostituito anche qui tutto quanto il legno con il vetro, signori miei. Ditemi se questa struttura così vi piace quantomeno un minimo praticamente. Allora, fatto questo, andiamo a creare anche qui il nostro bellissimo Gigino II, lui era Gigino II, signori miei. Gino III è giù, Gigino II è qua sopra. Allora creiamolo lì, 1, 2, e poi dovremmo già avere la zucca intagliata che gli andiamo a piazzare, 1, 2, 3 in testa, sbam! E Gigino II ce l'abbiamo. Ora le cesoie le abbiamo qui, leviamogli la faccia anche a lui. Ok, quella zucca rimarrà lì nel resto della vita. Ciao Gino Secondo, sei tornato anche tu in vita prima o poi. Ragazzoli, io devo modificare la farm di pesca e così in modo tale da ottenere delle name tag, delle targhette per poterli rinominare e per fare anche che cosa ci fai tu qua sopra, lama? Fermi tutti, io il lama lo posso acchiappare, raga. Zitti, zitti, zitti. Ti ho preso! Haha! Vieni con me, lama! Vieni con me, lama! Ti porto nella tua nuova zona. Nella tua nuova zona, che è questa di qua. Sei sempre con me, lama? Vieni con me, lama! Qui crescerà il tuo mondo, lama! Qui crescerà il tuo mondo! Ma secondo me questo despawna velocemente come niente. Allora, mettiamo un bel pezzo di coso qui. E aspettate un attimo, come faccio io ora a mollare il lama? Lama, attaccati lì! Perfetto! Sì, forse l'idea della torcia non è male. Ti metto due o tre torce così a giro, lama, così. Spero che non muori di solitudine e che nessuno ti ammazza. Avessi una targhetta? Ce l'ho una targhetta, signori miei. Fermi un attimo. Fermi tutti. Io una targhetta ce l'ho e la userò sul lama, signori miei. Mi serve un nome per il lama. Lama, 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 lama. Il lama lo possiamo chiamare lama. Lamarindo. Lamarindo. Non ha molto senso come nome, però lo chiameremo Lamarindo. Mi piace. Allora, andiamo a dare il nome a questa targhetta.
Allora, raga, Lamarindo. Non lo so, avevamo una targhetta e ce la siamo bruciata così. In tutto questo c'è quest'altro lama che sta camminando casa a casa. È libero anche lui, signori miei, ma non ho una cordicenna, non lo posso acchiappare, non ho nemmeno un'altra targhetta per nominare anche a lui. Ma abbiamo Lamarindo, signori miei. Lamarindo è uno dei nostri. Posso girare di qua così evito di fare 70.000 giri. Perfetto, tagliamo qui dal grano. C'è anche una mucca. La mucca però non la nominiamo. Ecco qua, Lamarindo. Ciao Lamarindo che mi dà le spalle. Perché non mi guardi Lamarindo? Ma guarda che non mi devi guardare. Ciao Lamarindo, bella così. Ok ragazzuoli, abbiamo Lamarindo. Speriamo che non despawni. Gli ho dato una targhetta, quindi non dovrebbe despawnare in teoria. In pratica non si sa. L'unica cosa. Ma se era dentro casa, come cavolo ha fatto ad arrivare già lì? Quello mi fa paura. Lamarindo è carino. Lamarindo è carino. Questo mi fa paura. Tu mi fai paura. Non so come tu abbia fatto ad arrivare già lì sopra, ma già mi fai paura. Ragazzoli, volevo semplicemente farvi vedere qui come ho modificato la nostra gabbia di maialino Ino Ino. Che è così, signori miei. Eccola qua. La tana di maialino Inoino, la grata almeno quantomeno sta carino e non si vede, e quantomeno ci può guardare. Ciao maialino Inoino, stai bene? No, non riesco a far vedere, vabbè, si chiama maialino Inoino. Detto questo ragazzoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti e per i suggerimenti che mi donate. Noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per qualche altro episodio e qualche altra cosa da inventarci. Detto questo ragazzoli, un abbraccione, un bacione e una buona giornata a tutti quanti. Bella raga! Ciao!